Saranno i PM baresi Silvia Curione e Lanfranco Marazia i primi testimoni dell'accusa nel processo davanti al Tribunale di Potenza nei confronti dell'ex procuratore di Trani e poi di Taranto Carlo Maria Capristo, imputato per tentata concussione, falso in atto pubblico e truffa aggravata. Dopo due rinvii a ottobre e a dicembre 2020 per motivi di salute dell'imputato e la costituzione del Ministero dell'Interno come parte civile, nelle scorse ore in aula si è formalmente aperto il dibattito con l'ammissione delle prove e la fissazione del calendario delle prossime udienze per la trascrizione delle intercettazioni e per l'audizione dei primi testi. L'ex procuratore è accusato di presunte pressioni sulla PM barese Silvia Curione, che era in servizio a Trani quando Capristo era a capo di quell'ufficio. Secondo l'accusa, in concorso con l'ispettore di polizia Michele Scivittaro, la cui posizione è stata stralciata perché ha patteggiato la pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione, e con i 3 imprenditori di Bitonto, Giuseppe, Cosimo e Gaetano Mancazzo, coimputati, Capristo avrebbe tentato di indurre la PM Curione a procedere in sede penale contro una persona che gli imprenditori avevano infondatamente denunciato per usura in loro danno. I primi 2 testimoni chiamati dall'accusa il prossimo 19 aprile saranno proprio la PM Curione e il marito Lanfranco Marazia, anche lui adesso PM a Bari ma in servizio a Taranto quando Capristo era diventato, dopo Trani, capo della Procura Ionica.